just a static electricity. It says moving to the sound. Your lips are alive. When the music comes around. E ciao ragazzi, come vi dicevo ieri, praticamente questo è il gioco gratis di cui vi parlavo. Si chiama Call of Juarez o Juarez. Oggi andiamo a giocarci la storia. Io mi sto doppiando perché ho avuto un problema col microfono e quindi sto parlando sopra il video. E nulla, andiamo a controllare. Entriamo nella storia. Io già conosco la storia. Praticamente parla di un pistolero del West che è tornato, diciamo, nella città in cui è cresciuto per fare un po' di stragi. Ora vi faccio ascoltare anche la storia, così, anche se in inglese, ma si capisce dalle immagini, insomma, il contesto. Ti conosco? E dice: non credo. Però sono stato qui un po' di anni fa. Mi chiamo Silas Grieve. Mi stavano chiamare così. Cosa stai facendo qua? Stavo passando per fare, per concludere alcuni affari. È un onore conoscerla, averla qua. È un onore bere con lei, con te. Scommetto che tu hai delle storie belle da raccontare, un paio, gli risponde lui. Molto, diciamo, enigmatico, risponde lui il meno possibile. First man out hunting was back when I was riding with Billy the Kid. You Billy the Kid? Damn right. Non esce Billy the Kid? Quello era un figlio di Senza Paura. Quella era una guerra. E Bill aveva promesso che avrebbe regolato, diciamo, i conti. Lui era più pericoloso dell'inferno, addirittura. Ok. Arriva in Abilene nel 1910, eccetera eccetera. Quindi noi stiamo andando in questo momento ad Abilene. Ora dice di migliorare la tua mira, i tuoi fucili, cioè delle tue armi. E poco a poco, poi durante il gioco, possiamo aumentare le skill, aumentare varie statistiche del personaggio. Quindi andiamo, entriamo in game e vi faccio vedere la grafica del paesaggio. Questo era circa 30 anni fa ed racconta la storia. Era una fattoria abbandonata, 1880, noi eravamo nel 1910, questa è la storia come è iniziata. Quindi prima di volerlo uccidere, praticamente vi voglio raccontare cosa è successo quel giorno. Ok, e qui io mi sono messo a giocare. Quindi siamo in FPS in prima persona. Questa, diciamo, è la grafica, che non è malvagia, per essere un gioco gratuito. Quindi vi consiglio di scaricarlo. Potete usare come refer name il mio nome. Queste sono le stalle della fattoria. Io in questo momento stavo cercando di capire dove dovevo andare. Poi ho scoperto che schiacciando la O di obiettivo, o object, credo, obiettivo, esatto, il tuo corrente obiettivo, il pendente mi dice dove dovevo andare. Mi diceva dove dovevo andare. E devo tornare lì in questa parte di mappa. Quindi torno indietro, schiaccio la O, mi dà tipo la stellina, poi
Esatto, della direzione corretta da prendere. Io lì ancora non potevo correre, non potevo neanche sparare perché non avevo armi ancora disponibili. Insomma, poi appena ho capito insomma come funzionava, diciamo che è andato bene. Ho preso il checkpoint, sentivo parlare, ho visto che c'erano due pistoleri che sicuramente mi volevano uccidere e non avevo scelta, mi dice, dobbiamo ucciderli. Quindi, primo colpo, long shot, e il secondo colpo, no, long shot. Ovviamente mi dice prendendo ogni uccisione mi dà l'esperienza, come in tutti più o meno i giochi. Questa è la prima parte del gioco. Mo' continuiamo. Lì c'erano i cavalli che io volevo prendere, ma non si poteva. Non so se più avanti nel gioco poi si potranno effettivamente prendere o meno. Infatti cercavo di schiacciare tasti a caso, gli ho sparato per vedere se li prendevo, nemmeno quello. E mi addentro dentro la fattoria, scoprendo con grande stupore che era piena di pistoleri che volevano uccidermi. Ora potrete vedere quanti ce ne stanno in giro. Guarda, guarda. Ah, lì attivo per la prima volta la skill con la Q. Praticamente mi dà un focus di concentrazione e con un colpo aumenti velocità e con un colpo uccidi praticamente il nemico. Solo che dura praticamente niente, dura tipo un secondo e quindi devi essere molto veloce per poterlo sfruttare. Soprattutto devi avere il timing giusto. Qui mo lo accelero un po', vi faccio skippare la parte in cui già ho ucciso tutti e così andiamo avanti nella storia. Ok, qui praticamente avevo passato quella parte che mi stava facendo impazzire, non riuscivo a capire come poter superare quel carretto che bloccava la strada e lì ho trovato un'altra marea di praticamente di pistoleri che erano pronti a uccidermi. Altra cosa bella che ho notato e che mi piace è che quando ti colpiscono nello schermo, tipo spuntano, vedete, tipo delle specie di solchi, di stelline, come se ti colpissero veramente. Ma questa cosa è veramente, veramente figa. Ora poi arrivato alla fine di questa schermata in teoria dovrebbe darmi il checkpoint con la conclusione di questa prima missione. Ecco lì è bello questo qua perché hai due opzioni, o schivarla o puoi usare l'aper, diciamo, cercare di annullare il proiettile, oppure ti puoi spostare con la D. Io in questo caso ho premuto la D per spostarmi, poi prossimo giro che mi dà l'opzione di scelta voglio provare invece la prima con la. Poi continuavano a colpirmi ma io sono immortale. Poi non ho capito dov'è segnata la vita del pistolero. Cioè capisco che praticamente quando cominciano a spararti ti diventa rosso, tipo come su Warzone, no? E poi arrivo a un certo punto che non vedi praticamente quasi niente e poi muori. Ora lì sono salito sopra questa piattaforma cercando di capire cosa fare. Vedevo che c'erano altri pistoleri che correvano. Lì avevo fatto il livello e quindi mi dà il punto skill da poter inserire. Ci sono i punti skill che puoi migliorare praticamente il modo di sparare, il modo di correre con i fucili, con le pistole. C'è un po' di roba all'interno. Lì non sapevo che scegliere perché non avendo mai giocato non sapevo quale portare su per prima e quindi ho preso la prima categoria e ho messo il punto lì, così. Fatto questo, ho continuato a sparare.
Io ho preso la pistola, qui mi sparavano. Headshot. Bello. Anche questo colpito al primo colpo. Qui sono sceso da sopra il tetto, mi pare. Sì. Sulla paglia e giù per la fattoria. Qui mi hanno colpito, ma io imperterrito continuo a sparare a tutti. Ma comunque il gioco mi piace parecchio. Non è male. Infatti mi sa che la storia comunque, a prescindere dai mi piace, se dalle visualizzazioni, la finirò, la porterò tutta su YouTube, perché mi è piaciuto lo stile di gioco, la storia che c'è dietro. Insomma, non è male. Anzi, fatemi sapere se dopo aver visto questa prima parte del gioco, se anche voi volete provarlo. Tanto, voglio dire, è gratuito, perché no? Ok, guardate che sono concentrato. Sono concentratissimo per uccidere tutti. Nel frattempo, meno male che con i pistoleri morti, passandoci sopra, ti ridanno i proiettili indietro, nel senso ti ricarichi. Altrimenti è un da mo che l'avrei finito. Lì ho scoperto che mentre ricarichi puoi anche sparare, tipo metti il proiettile e spari. E lì vai dentro e incontra a Bill. Mi sono preso un po' di ricarica. Sono entrato dentro la porta con la paura di trovarci qualcuno. Quello era Bill, l'amico. Io lo volevo uccidere. E ho trovato il primo segreto. Ok, e lì praticamente, aprendo la porta, si è aperto un nuovo scenario dove siamo in due a sparare. C'è anche praticamente Billy the Kid che ci aiuta. Ora lì, in questo momento, io vi saluto e vi ricordo di iscrivervi al canale. E dato che è meno 87, trovate tutti i link nell'iscrizione, lasciate mi piace. Questo è un gioco gratuito su Steam. Vi lascerò anche il mio code per l'amicizia, se volete possiamo giocare a qualche gioco insieme, tipo Fall Guy, che uscirà domani il video. E beh, ragazzi, un saluto, un abbraccio e ci vediamo al prossimo video domani. Ciao.